del museo che si articola in più tappe e che attraverso, come dicevo, la selezione di opere sia di epoca preistorica e protostorica, quindi dalla fondazione di Roma fino a tutta l'età repubblicana, poi dall'età imperiale, quindi da Augusto in poi, segue il percorso, okay, della, storico della, della formazione di Roma e dell'impero romano. All'interno, come dicevo, l'approfondimento e il mestiere dell'archeologo attraverso una serie di reperti conservati in questo museo fornisce un quadro complessivo dell'attività dell'archeologo, che studia la terra sfogliandola come fosse un libro, scavando strato per strato, che attraverso la conciatura di un'imperatrice o di un'altra riesce a ricostruire anche le mode del periodo e quindi a dare una datazione, che dalla forma, per esempio, dei capitelli può stabilire il gusto artistico dell'epoca e altrettanto quindi dargli una cronologia. Il tutto è fatto in maniera molto semplice, con testi che abbiamo scritto io, Donatella, Garritano, Giulia Giovanetti e Silvia D'Uffizi, facendo sempre molta attenzione che il contenuto, ripeto, semplificato, fosse però filologicamente corretto. Quindi sono testi ad alta leggibilità, in lingua italiana, tradotti in inglese da Donatella Garritano e anche in alfabeto braille. Il tutto è corredato, ed è questa la cosa forse più forte, più importante di questa guida, grazie all'intervento di Andrea Dell'Uomo, Giulia Foscolo, quindi a Tipiche Edizioni, da questi disegni tattili che forniscono, insieme alla lettura del testo, informazioni in più. Perché? Faccio l'esempio della capanna, diciamo così, la capanna di Romolo, no? Il primo villaggio che si è costituito sul Colle Palatino al momento della fondazione. Immaginiamo un percorso circolare di buche di palo, e dobbiamo però altrettanto immaginare una struttura che si alza fino al tetto. Abbiamo pensato di visualizzare in maniera tattile questa conformazione, fornendo proprio la possibilità di toccare i veri materiali con cui era fatta. È anche un percorso che speriamo ciascuno di voi possa fare il più possibile in autonomia, perché le schede sono raccolte all'interno di un raccoglitore ad anelli, ma come tale quindi possono essere anche estratte dal raccoglitore e quindi portate in giro senza avere troppi ingombri nelle mani, che invece per voi sono lo strumento di conoscenza per eccellenza. Un prodotto che possa essere sempre e comunque per tutti.